Mio fratello Michele dice, ma perché parlo di Vincenzo sempre come calcio? Michele, il calcio oggi è l'Italia, ti devi convincere. Poi gli altri hanno parlato di quello che è stato Vincenzo. Michele diceva, io posso parlare un po' di più perché negli ultimi 2 mesi ho vissuto con lui, sono stato il suo assistente. Anzi, vi devo dire che gli facevo pure la barba. Quando stava al Gemelli, io mi portavo gli attrezzi per fare, si metteva là e dice Vincenzo, ma ti rendi conto che c'è un barbiere laureato, una persona internazionale? Sì, dice, ma mi devi pagare. Dice, vabbè, quando finisco ti pago, poi mi rivolgerò ai suoi reti. Poi volevo dire grazie soprattutto a Don Franco e a Don Angelo. È una festa questa, non dobbiamo piangere più, non si può continuare a piangere, dobbiamo credere nel domani. Se noi piangiamo non, significa che non siamo ottimisti, dobbiamo guardare con fiducia al futuro. Siamo tutti quanti qua insieme, questa grande città, questa bellissima città, e noi bateristi diciamo grazie. Abbiamo avuto molto da voi, tutti quanti voi tifosi, abbiamo contestato. Bello così, i tifosi, quei tifosi che contestavano Vincenzo, quante parolacce dicevano. Io dicevo, Vincenzo, non ti preoccupare, poi un giorno ci troveremo tutti insieme. Stiamo qua insieme, noi perdoniamo, ma chiediamo scusa anche per il disturbo che abbiamo dato. Non volevamo disturbare tanto, però siamo fatti così, siamo genuini. Io l'altro giorno sono arrabbiato con Vincenzo, perché io ero partito per andare a vedere la partita della nazionale a Lione, ero arrivato allo stadio, chiamo mia moglie e dico, guarda che Vincenzo non sta bene. Siamo qua. Siamo qua veramente per dire aiutiamoci tutti insieme. Grazie Don Franco, grazie Don Franco.